Caro Giuseppe, benvenuto a questa seconda lezione del primo livello del corso di dizione online di Caruso Speaker. Come va? Tutto bene? Bene, tu? Tutto a posto, è un piacere vedere un giovane aspirante doppiatore, attore. Rivedo in te, attraverso i tuoi occhi, la passione che avevo e che tuttora ho, anche se ovviamente vedo le cose con gli occhi di più adulti, ma comunque vivere di entusiasmo e di passione per questo lavoro è certamente la strada principale, la strada prioritaria per riuscire. Ebbene, mi senti bene? Sì. Giusto? Ok. La volta scorsa abbiamo parlato di articolazione. Adesso ci concentriamo invece sulla fonetica. Tu sei di Trento, giusto? Sì. Ok, a Trento c'è una buona, in generale una buona dizione, e certo la cadenza c'è come in tutte le regioni e va mitigata, che è una cosa che è l'aspetto più difficile da intravedere nel primo livello, però sentendoti parlare e interpretare, credo che tu abbia già una buona base di partenza e quindi riesci già a mitigare un po' il tuo accento. Poi lo vedremo in maniera più approfondita prossimamente. Che succede però? Che Trento e dintorni ha il suo accento, ma ha anche una fonetica che non sempre corrisponde alla dizione perfetta. E quindi la prima base della fonetica è conoscere la distinzione tra la E aperta e la E chiusa e tra la O aperta e la O chiusa. Dunque, cosa sai di questo? Cioè, ad esempio, se io ti dovessi chiedere di pronunciarmi una E aperta, tu che come diresti? Egli? Esatto. Quindi perciò questa è la vocale della E aperta. Invece, qual è la della E chiusa? Qual è, per esempio, la E congiunzione? Io voglio questo e quello. Come dici la E congiunzione? Voglio questo e quello. E quello. Perfetto, voglio questo e quello. Mettimelo un po' più risalto. E Voglio questo e quello. quello. Ricordati che quando fai la E, però, che devi fare? Devi tirare un po' di più le labbra. Voglio questo e quello. Esatto, voglio questo e quello. Quindi l'esercizio che ti ho dato da fare è quello del sorriso e quella delle labbra che si stirano, è molto importante soprattutto per acquisire il giusto movimento che si fa con la bocca quando si pronuncia la E. Ora dobbiamo vedere insieme, dobbiamo fare un check. Perché partendo dal presupposto che molte E chiuse e aperte ce le hai, ci saranno però delle eccezioni. E Ok. dobbiamo vedere quali sono le parole che ti vengono un po' più difficili, oppure che non appartengono alla tua quotidianità. E Ok. queste parole che ti vengono un po' più complicate da dire, le devi trascrivere su un tuo quaderno, un block notice, in maniera tale che poi ci concentreremo. Ti focalizzerai soprattutto su quelle parole e su quelle regole. Adesso vedrai che incontreremo più di 40 regole. Ora, piuttosto che mettersele a studiare tutte, anche se è giusto conoscerle, però invece di scervellarsi su ogni singola regola, la cosa migliore da fare invece è selezionare insieme a me quali sono i gruppi di parole che vengono meno facili e lavorare su quelli. D'accordo? Sei pronto? D'accordo, sì. Ok, dunque cominciamo quindi dall'inizio e cominciamo col vedere la E aperta. Questo è il manuale che ti ho passato. Ti risulta? Ce l'hai? Va Non ho guardato, bene, dopo adesso guardo controllo. io se te l'ho mandato oppure no. Allora, manuale di dizione. Ok, stai tranquillo. Leggi già, comincia già a leggere, per favore. Allora. Leggo direttamente l'esercizio o anche la consegna? Ok. Leggi dalla vocale E aperta. La E aperta, in italiano si ha sempre la E aperta, da lì. Ok, in italiano si ha sempre la E aperta e nei casi La seguenti. E aperta, non la La E. E aperta e nei casi seguenti. Esatto. Nelle terminazioni verbali dei condizionali in ei, ebbe, ebbero,
ebbe, no, ei, no, ebbe, ei, no, ei. Ehi, Ehi. ebbe, ebbero, Ebbe, con la i aperta, ebbe. e ebbero, Ebbero, con la i aperta. ebbero. Ebbero. Allora, vediamo un pochettino. Queste parole, vediamo come le leggi senza modifica, come le leggeresti nella vita di tutti i giorni. Perché devo capire, dobbiamo capire quali sono le parole che diresti naturalmente bene e quelle che invece devi correggere. Va Ok. bene? Ok. Allora, cominciamo dall'inizio. Allora, esempi. Sì, Vorrei, vorrei, cadrei, cadrei, verrei, sì, tornerei, andrei, saprebbe, vorrebbe, giungerebbe, finirebbe. finirebbe, Come le dici queste? Bene, direbbero, direbbero, protesterebbero, protesterebbero, griderebbero, griderebbero, partirebbero. partirebbero e ci siamo, d'accordo? Ora, questo cosa significa? Che per quanto riguarda le parole in ebbe e ebbero, i condizionali siamo a posto. Ok. Quindi non c'è bisogno di ricordarcele perché già ce l'hai, quindi dobbiamo soltanto sforzarci, insomma, di capire le altre parole. Vediamo, andiamo avanti. Nei diminutivi in ello e nei nomi che terminano in ello, ella. Esempi. Bambinello, Sì. somarello, Sì. vinello, Sì. Sì. stupidello, scioccherello, anello, carosello, Sì. Sì. Ok. castello, novella, pulcella, Novella. Sì. zitella. Zitella, non zi Zitella. zitella, zitella, Zitella. zitella, Zitella. zitella. Va bene. Ok, andiamo avanti. Nei nomi che terminano in ema, Sì. esempi, Esempi. tema, problema, Sì. teorema, Sì. schema, Sì. sistema, patema, Sì. Sì. poema. Poi, vabbè, anche per questo non c'è problema. Ti trovi? A Sì. Nei posto. nomi che terminano in enda, Nei agenda, nomi che terminano in enda. ok, agenda, azienda, faccenda, ammenda, tenda, vicenda, merenda. Benissimo. Bienda, leggenda. Sì. Negli infiniti in endere, accendere, comprendere, difendere, Sì. estendere, Sì. fraintendere, Sì. prendere, rendere, tendere. Sì. Poi. E dovresti scorrere un Sì, pochettino. un po'. Ok. Prendere. Negli aggettivi. Endo, Inendo. Sì. arrendo, stupendo, tremendo. Va bene. Nel gerundio in endo, piangendo, uscendo, Piangendo. partendo, scendendo, salendo, dividendo, sottraendo, finendo. Sì. Negli aggettivi in ense, enso, ente, ento. Castrense, circense, estense, Circense, ah, circense. ok, circense, estense, forense, denso, immenso, melenso, propenso, coerente, cosciente, No, cosciente, no, cosciente. cosciente, effervescente, fuerente, Effervescente. attendo, contento, lento, turbolento. Sì. Poi. Nel participio presente in ente, e non vedo le parole. Ora arriva. Allora, nel niente, nel participio presente in ente. Ok. Accogliente, Accogliente, balbuziente, balbuziente. diffidente, esauriente, fervente. Ok, poi. Ah, impellente, piangente. Sì. Nei nomi che terminano in enza. Coesistenza. Cointeressenza. Cosa vuol dire cointeressenza? Guarda, non ricordo esattamente, cointeressenza, però ha qualcosa a che vedere con una condivisione, con un modo di intendere simile. Concorrenza, Sì. evanescenza, influenza,
insolvenza, scadenza. Sì. Nei nomi e aggettivi in aereo, aria, criterio, desiderio, deleterio, semiserio, arteria, maceria, materia, miseria. Sì. Nei Nei numerali in esimo, dodicesimo, numerali in esimo. sedicesimo, Sedicesimo, ventesimo, ventesimo. centesimo. Ok. Nei nomi e aggettivi in estre, estro, estra, alpestre, silvestre, terrestre, canestro, Sì. capestro, Capestro. malestro, Sì. finestra, ginestra, palestra. Ok, bene, bravo. Poi. Nelle terminazioni verbali in etti, ette, ettero. Io detti, verbo dare. Sì. Egli dovette, verbo No, dovere. tutto aperto Ah, questo. egli dovette. Essi si tettero. Ah, essi stettero. essi stettero e poi non vedo. Nei Eccolo nomi qua. in Ezio, Ezia. Facezia, Nei nomi in Ezio, Ezia. Ok. Inezia, Spezia. Nel ditongo, ie. Dittongo, dittongo. Dittongo, ie. Chiesa, 10, ieri, miele, piede, cavaliere, carriera, corriera. Sì. Mongolfiera, vieni. Ok. Nei nomi tronchi d'origine straniera. Aloe, Nei nomi tronchi di origine straniera. bignè, caffè, canape, 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 al canape. canape, tè, zè, Zezze. cos'è zè? È una mosca, la mosca zezze. Ah, la mosca zè, ok. E poi la E chiusa. In italiano si ha sempre la E chiusa. E nei casi seguenti, nei monosillabi, e poi non vedo. Allora, nei monosillabi. Che, me, re, sovrano, te, pronome persona, tre, panoramica, che, me, re. Nei polisillabi tronchi in E accentata. Finché, Nei polisillabi tronchi in E accentata. giacché, perché, Sì. Merce. 33, marce, merce. Nei nomi e aggettivi terminati in eccio. Casereccio, cialeccio, mangreccio, patereccio, Patereccio, villereccio. Villereccio. Nei nomi in efice. Esempio, artefice, carnefice, orefice, pontefice. Pontefice, no, pontefice. Pontefice. Ok, va bene. Nei nomi o vici verbali in eggio, eggia, dileggio, Sì. posteggio, sorteggio, Sì. dardeggia, disormeggia, occhieggia, villeggia. Nelle forme verbali in ei, Nelle esti, forme verbali. nelle forme verbali in ei, esti, e, emmo, este, erono. Temei, volesti, poté, dovemmo, sapeste, credero, crederono. Nell'infinito dei verbi in ere. Esempio, Sì. Bene, e non vedo. cadere, Bere, cadere, cadere, potere, cadere, sapere, sedere, cadere, temere, tenere, tenere, vedere. vedere. Perfetto. Andiamo avanti. Nei nomi in esa, esempi, attesa, difesa, distesa, contesa, impresa, offesa, sorpresa. Sì. Negli aggettivi in esco, ariostesco, ciarlatanesco, Sì, don Don Chisciottesco. chisciottesco, giullaresco. Marionesco, studentesco.
Nei nomi in ese: cortese, francese, inglese, maionese, marchese, mese, paese. Basta. Nei nomi in essa: esempi, dottoressa, duchessa, contessa, principessa, scommessa. Nelle forme verbali in essi, esse, essero: sapessi, volessi, credesse, leggesse, facessero, discessero. Nelle forme verbali in No, ete: fammi sentire com'è crescessero. crescessero. Ah, ok. Nelle Sì. forme. Ah, scusami. Vai, vai, vai. Sì. Nelle forme verbali in ete: farete, cadrete, godete, piangete, potrete. Nei nomi diminutivi in ettoetta: architetto, bozzetto, foglietto, poveretto, stretto, tetto. Arietta, casetta, baitetta, no, baietta, burletta, civetta, fossetta. Non vedo più. Poi ci abbiamo nelle forme verbali in Eva. Eva credeva, mordeva, sapeva, scriveva, voleva. Negli aggettivi in evole: amorevole, arrendevole, conversevole, mutevole, piacevole, scorrevole, strabocchevole, svenevole. Nei nomi in ezza: amarezza, bellezza, compitezza, delicatezza, giovinezza, finezza, tristezza. Sì. Negli avverbi in mente: si aggirano sui 2000 esempi: agilmente, balordamente, civilmente, distrattamente, elegantemente, fuggevolmente, gioiosamente, implacabilmente, loquacemente e liberamente. E ora non vedo più. Nei nomi in mento. Mento: abbigliamento, casamento, esaurimento, fidanzamento, sfollamento. Sì. Nelle forme verbali in remo, rete: esempi, diremo, sapremo, sogneremo, farete, vedrete, verrete. Nella terminazione in esimo dei nomi astratti: esempio, cristianesimo, feudalesimo, incantesimo, protestantesimo. Protestantesimo, Protestantesimo. bravo. Ok. Hai notato che quando abbiamo i numerali sono inesimo, centesimo, invece qua abbiamo questi nomi astratti che hanno la stessa desinenza, esimo, però invece di essere aperte sono chiuse. Ok? Allora, la buona notizia, buonissima notizia, è che non hai problemi né con la E aperta né con la E chiusa. Perfetto. Adesso facciamo un check con la O aperta. Ok. Vediamo. Sempre la O aperta. Allora, si ha sempre la O aperta nei casi seguenti: nei nomi che terminano in iolo: cenciaiolo, crogiolo, faiolo, mariolo, mostacciolo, vaiolo. Nei nomi che terminano in occio: bamboccio, baroccio, cartoccio, figlioccio. Nelle terminazioni verbali in olsi, olse, olsero: colsi, sciolse, tolsero. Sì. Sì. Nel participio passato in osso: commosso, promosso, scosso. Poi andiamo avanti, nei Nei nomi in nomi in otto. otto: bergamotto, chiotto, decotto, fiotto, pancotto. Nei nomi in ozio: equinozio, negozio, ozio, sacerdozio. Nei nomi in ozzo, ozza: abbozzo, martitozzo, no, maritozzo, predicozzo, tozzo, carrozza, cozza, piccozza, tavolozzo. Ok. Nei nomi in sorio: accessorio, illusorio, provvisorio. Nel dittongo, uo, no, dittongo, mi hai detto prima, Dittongo. scusa. Nel dittongo, uo: buono, cuore, cuoce, Sì. duomo, fuoco, muore, Sì. nuovo, nuora, ruota, scuola, scuola,
È due volte scuola? Ah no, suola. Suola e scuola. Suola, scuola, suono, suora, suocera, uomo, vuole, vuoto. Ok, bravo. Nei monosillabi. Sì. No, so, do. Pronuncia no, so, do. Nei polisillabi tronchi in o accentata. Dirò, farò, pregherò, però, rococò. Rococò. Rococò, poi andiamo avanti. La O chiusa, pure con la O aperta non hai problemi, meglio così. Sei fortunato. Si ha sempre O chiusa nei casi seguenti, nelle parole in oce, atroce, feroce, foce, croce, noce, veloce, voce. Nei nomi in ogna, ogno, carogna, cicogna, fogna, menzogna, rampogna, vergogna, zampogna. Sì. Bisogno, catogno, sogno. Nei nomi che terminano in oio, avvoltoio, accappatoio, mattatoio, rasoio, smoccolatoio, vassoio. Vassoio. Nelle parole in onda, ondo, Sì. baraonda, fionda, Baraonda. gronda, oda, sonda, sponda. Sì. Non vedo più. Nei nomi che terminano in one, bottone, cannone, carbone, cartone, educazione, garzone, gestione, mattone, nazione, portone, porzione, regione, religione. Nelle forme verbali che terminano in ono, abbandono, confeziono, ispeziono, perdono, seleziono, sono. Nei nomi in ore, accusatore, amore, Sì. attore, aviatore, ambasciatore, calore, censore, compositore, cultore, debitore, dolore, dottore, ingannatore, peccatore, pescatore, valore. Nelle forme verbali in osi, ose, osero. Posi, nascose, risposero. Negli aggettivi in oso, affettuoso, astioso, bellicoso, chiassoso, delizioso, fiducioso, insidioso, misterioso. Ok, bravo. Allora, abbiamo fatto quindi anche la O. A questo punto non hai problemi, andiamo avanti. La S sorda o sonora. La consonante S si pronuncia sempre sorda, come in sasso. Ne Sasso. sasso. Allora, qual è la differenza tra la S sorda e sonora? Che la S sorda ha un suono più S, ha un suono più deciso, S. S, mentre invece la S sonora ha un suono più morbido, z. Va bene? Questo è importante. Allora, visto che abbiamo questa differenza tra la S sorda e sonora, adesso vediamo quali sono i casi. In linea di massima ti dico questo, che la S sorda si ha sempre in inizio di parola. E quando ci troviamo di fronte a una doppia S, mentre invece ha il suono sonoro quando la S si trova tra due vocali: rosa, cosa, cosa. Ok? Ok, andiamo avanti. Quindi ora che stiamo facendo quella La sorda, la S, sorda. quella di Ok, la sasso. S. Ok, esempio. Rosso, assai, assessore. Quando si trova in principio di parola ed è seguita da una vocale. Sale, sazio, sigaro, sole, superare. Quando è seguita sia all'inizio sia nel corpo della parola, da una delle seguenti consonanti. C, F, P, Q, T. Scansare, asfalto, aspetto, Pasqua, astio. Quando è preceduta da un'altra consonante. Esempi: psicanalisti, abside, censo, falso, corsa, borsa. E non vedo più.
La S Attenzione, sonora. la S sonora. Ok, questa è l'altra. S sempre come nei seguenti casi, davanti a sbaciucchiare, sbadato, sbadigliare. Davanti a La sdegno. Z davanti alla B, davanti alla D, davanti Ok. alla G. Nella maggioranza dei casi, la S che si trova fra due vocali è sonora. Asilo, Asilo, asola, ok, questa è Asola, te le devi ricordare un po' queste. asola, ausiliare, ausilio, alluso, base, basetta, basilica, biasimo, bisogno, bisonte, bisunto, brusio, caserma, caso, causa, casello, cesoie, ciausola, clausura, Clausola, clausura, clausola, ah, clausura. clausura, crisi, esame, esempio, fisica, isola, marchese, miseria, muso, paese, paradiso, pausa, prosa, scusa, sposo, tesoro, vaso, viso. Poi, avanti. La Z sorda, anche in questo caso abbiamo una distinzione tra la Z sorda e sonora. La Z sorda ha anche essa un suono più aspro. Sazio, Sazio. grazie, bellezza. Ok. Mentre invece la Z sonora ha un suono più dolce. Zanzara, z, Zanza. Ok. z, ok? Ok. Da dove ti leggo? Dal 2? Nelle parole che terminano? No, nelle parole che terminano in grazia, Ok, disgrazia, grazia, verbigrazia. disgrazia, verbi grazia, grazie, sazio, spazio. Tupazio, facezia, inezia, spezia, lezio, screzio, trapezio, amicizia, delizia, pigrizia, calvizie, canizie, armistizio, comizio, fittizio, negozio, ozio, sacerdozio, astuzia, arguzia, minuzia, balbuzie. Ok, bene. Nelle parole che terminano in ezza, ozzo, uzzo, bellezza, bruttezza, debolezza, carrozza, piccozza, tinozza. E non vedo più. La Z sonora. Qua attenzione che dobbiamo ricordarci una serie di cose. Vai. Ok, è sempre sonora come in bizzarro nelle terminazioni seguenti. Iniziare, elettrizzare, sintetizzare, no, ho sbagliato, sintetizzare, sonorizzare, imbizzire, vaporizzatore, sonorizzatore. È che mi confondono che sono scritte, sembrano un 33, quelle Z. Vabbè, stai tranquillo. Allora, ecco ora un elenco di parole che cominciano con la Z sorda. Zacchera, zaffata, zampata, zampillo, zampa, no, zappa, zattera, zecca, zingaro, zio, zitella, zittire. No, 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 qua non ti far ingannare. Che c'è scritto? Zeta sorda. Quindi com'è la Z sorda? Zacchera. Esatto, bravo. Zaffata, Esatto, zampata, bravo, zampillo, bravo. zappa, zattera, zecca, zingaro, zio, zitella, zittire, zitto, zoccolo, zoppo, zucca, zucchero, zufolo, zuppa, zuppo. Ok. Ed ecco un elenco di parole che cominciano invece con la Z sonora. Zabaione, zafferano, zaffiro, zanni, zanzara, zavorra, zebra, zelo. Zenit, zenit, zenzero, zerbino, zero, zabaglione, zibillino, zibibbo, zimarra, zinco, zizzania, zizzola, zodiaco e basta. No, zoccola.
Zolla, Zonzo, Zofilo, Zotico, Zulù, Giuzurellone. Zuzzurellone. E non vedo più. E non ti preoccupare, e mo te faccio ridere. Ecco qua. E Oh, non nel ti corpo preoccupare. della parola Z. Nel corpo della parola Z, semplice o doppia, è ara sorda e ora sonora. Abbiamo già incontrato la Z disciplinante delle regole. Quelle che incontreremo adesso sono le Le indisciplinate. indisciplinate. Ok, ovvero che. Ok, te leggo. Sì. Aguzzo, aguzzare, aguzzino, amazzone, no, amazzone, No, arzillo. aspetta. Allora, leggi bene che c'è scritto. Nel corpo della parola la Z, semplice o doppia, è ora sorda. È È ora ora sorda e sorda. ora sonora. Allora, attenzione. A questo punto qua comincia ad esserci, a far entrare in gioco la memoria sonora, perché molte parole ti sembra di dirle in un certo modo e ti sembrano corrette perché sei abituato anche a dirle in un certo modo e invece poi scopriamo che non è così. Come facciamo a distinguerle? Lo facciamo andando a vedere la trascrizione fonetica. Io ti ho detto dove andare a vedere la trascrizione fonetica? No. Non ancora. Allora, la trascrizione fonetica tu la puoi vedere attraverso due strade. Quella più semplice, vai su dizionatore.it oppure vai su Google e fai Google traduttore dall'italiano all'inglese. Quando vedi l'italiano c'è la trascrizione fonetica. Se vuoi invece avere un approccio più professionale, che è quello che ti consiglio di fare visto che tu vuoi fare il doppiatore, ti consiglio invece di andare sul DOP, e cioè il dizionario di ortografia e pronuncia della RAI. Ok, Ok? me lo sto segnando. Come si fa a fare ciò? Ti faccio vedere. Gianluca, puoi scusarmi 2 secondi, vado al bagno proprio 1 minuto al volo. Tranquillo, Arrivo tranquillo. subito. Sì, tranquillo. Dunque, ti stavo mostrando come fare a trovare la trascrizione fonetica delle parole che ci servono. Esatto. Dunque, condivido con te lo schermo. Quindi, ripeto, il modo più professionale per vedere questo è il dizionario italiano multimediale multilingue d'ortografia e di pronunzia. Ok. Ora ti passo il link, così ce l'hai anche sulla tua chat. Ecco qua. Ce l'hai? Ora, ascoltami bene, cosa devi fare quando vai sul DOP? Vedi che qua c'è scritto c'è, scrivi la voce? Ok. Visto che c'è scrivi la voce, allora scegliamo una parola, per esempio una di queste che abbiamo visto. Scegliamo la parola, una parola che spesso trae in inganno. Amazonia e Amazzone. Ok. Ok? Amazonia. La cerchiamo. E la troviamo così. Vedi che c'è scritto così, Amazonia. Allora, guarda bene. Vedi com'è? Esatto, C'è quella specie di 33. quindi c'è una specie di tre. Quando c'è quella sorta di tre, la Z è sonora. Ok, quindi è Amazzonia. Amazonia. Quando invece la Z è così, come la Z di come è scritto Amazonia, invece la Z se quella sorda o aspra. Ts. Ok. Ts. S. Ok. Ok. Questo è tutto. Ah, ok, perfetto. Al tempo stesso, però, tu conosci la distinzione tra l'accento acuto e grave? Qualche esempio? Ok. Allora, prendiamo una parola. Prendiamo la parola esempio. Esempio. Tu cerchi esempio.
La domanda è, facciamo finta che tu non sai se si dice esempio o esempio. Ok. Allora, vedi qua, questo Ok, accento, e perché c'è una doppia S? perché questa è di esempio, invece questa è esempio, comunque la S è sorda. Questo Ah, è esempio, vedi, esempio. ok. Poi è tutto strano, sta cosa non si sa, però comunque la è così. Ok, la è così. Vedi che c'è l'accento in questo modo? Sì. Allora, ascoltami bene. Questo te lo devi segnare, però poi lo imparerai facilmente. Dunque, a che serve l'accento fonico? L'accento fonico serve a distinguere, appunto, attraverso un segno grafico, la E aperta dalla E chiusa. Ah, ok, come è messo? Ok, questo lo conosco, lo conosco. Com'è inclinato? E allora, l'accento grave com'è inclinato? Così. Ora non so. No, aspetta, abbiamo solo un metodo un po' più scientifico, se no Ok. non. Ok, allora, il metodo scientifico. Prendi una penna o una matita, ce l'hai? Benissimo, Certo, sempre. benissimo. Adesso uniamo i punti, metti la punta della matita. Falla toccare con il dito destro. Ok. Immagina che su questa matita ci sia una sfera che la fa pendere a sinistra e a destra. Ok. Quando si trova così, possiamo definire un accento neutro. Adesso dobbiamo definire l'accento grave e acuto. Attenzione. Facciamo inclinare la lineetta, l'accento in basso a destra. In maniera tale, no, non guardare me, in basso a destra, alla tua destra, alla tua destra, e quindi perciò quando l'accento ha la punta inclinata in basso verso destra, questo si chiama accento grave, che connota una vocale aperta. Aperta. Adesso facciamo il contrario, metti la punta della matita sull'indice sinistro e fallo inclinare in basso a sinistra. D'accordo? Ok. Adesso che è inclinato in basso a sinistra, immagina che quest'accento, quando è inclinato in basso a sinistra, è un accento acuto, Ok. che corrisponde ad una vocale chiusa. Va Sì, questo mi era già bene? chiaro. Sì. Allora, ripeti un attimo. Qual è la differenza tra l'accento acuto e grave dal punto di vista grafico? Dal punto di vista grafico, tu abbassi questa parte è aperto. Quindi quando l'accento è Quando la inclinato in basso a destra. Bravo. vuol dire che è aperto. Se invece è inclinato dall'altra parte, Vuol dire che è e chiuso. vuol dire che è chiuso. Però come si chiama l'accento quando la Allora, vocale è acuto chiusa? e grave. Acuto. Quindi grave quando la vocale è È aperta e aperta e chiuso quando la acuto quando. vocale è chiusa. Scusami, è acuto quando la vocale è chiusa. Siamo Perfetto, d'accordo. siamo d'accordo. Allora, adesso ritorniamo sul nostro manuale. E abbiamo nel corpo della parola la Z semplice o doppia è ora sorda, ora sonora. Ah, okay. Adesso io ti ho spiegato come fare a distinguere la Z sorda dalla Z sonora. Ti trovi? Ok. Esatto, sì. Quindi com'è? Aguzzo o aguzzo? Aguzzo, Aguzzo. aguzzo. Esattamente. Quelle Poi che com'è? hanno la Z sorda sono quelli con quella specie di 33, giusto? Esattamente. Quindi leggiamo bene. Aguzzo, Aguzzo, aguzzare, sì. aguzzino, amazzone, arzillo. Azienda, azzardo, azzurro, azzittire, azzuffare, balza, balzare, balzello, barzelletta, bazzecola, bazzicare, bizantino, bizza, bizzarro, bozzetto, bozzolo, brezza, bronzo, buzzurro, calzetta, calzone, canzone, dozzina, drizzare, Enzo, fidanzato, frizzo, frizzante, garzone, Sì. gazzarra, Sì. gozzo, guazzabuglio,
Gozzoviglia, guizzo, impazzire, intenzione, lazzo, lezzo, no, lazzo, lezzo, lizza, magazzino, e poi non vedo. Mazzo, Mazzo, Mazzini. Mazzini, Merluzzo, Nunzio, Nunziale, Olezzo, Olezzante, Paranza, Pazzo, Pozzo, Pranzo, Prezioso, Profezia, Punzecchiare, Razzo, Rozzo, Sbuzzare, Scherzo, Senza, Sgabuzzino, Sozzura, Sozzura, Spezia, Sprizzo, Sprazzo, Spruzzo, Stizza. E poi non E vedo poi è niente. finito. Ah, ok. Stiz. Ah no, beh, tramezzo questo Ah, qua. tramezzo, uzzolo, Uzzolo. verzura, vezzoso, vizio, vizzo, Venezia. Ok, perfetto. Allora. Ok, perfetto. Abbiamo visto tutti questi casi. Quindi oggi siamo andati molto velocemente perché hai tutte le cose giuste, cioè sia la E, la O, la S e la Z. Quindi diciamo che oggi dal punto di vista della fonetica abbiamo concluso. Prima di addentrarci oltre, adesso leggiamo un po' assieme, aspetta che non mi vedi, leggiamo un po' assieme per esercitarci un po', d'accordo? Così, quindi ritieniti soddisfatto e contento perché solitamente con la fonetica si fanno due lezioni, invece tu in una lezione, anzi, a volte pure tre lezioni. Vabbè, comunque in due lezioni hai superato brillantemente la prova fonetica. Sono contento. Mo' per premio leggiamo un pochettino. Tu che cosa hai letto? L'alchimista, giusto? Sì. Ok, quindi mo' lo conosci a memoria l'alchimista. No, ho cercato di non memorizzare perché non volevo. No, Cioè. no, non a memorizzare a memoria. No, 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 questo, cioè, no, non era richiesto, cioè, lo Infatti, infatti. memorizzare. Cioè, nel senso che l'hai letto così tante volte che lo sai a memoria, forse. No, 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 non lo so a memoria. Lo so, dico, lo sai a memoria, cioè lo conosci benissimo. Modo Dove di dire, modo ok. di dire per dire lo conosci benissimo, lo sai quasi a memoria. Mi Sì, lo trovi? conosco. Ok. No. Allora. Però, comunque, lo analizziamo insieme. Va bene? Quindi lo condivido con te e leggiamo un po' questo prologo. Anzi, ti dirò, andiamo avanti, il prologo già l'hai fatto. Leggiamo un pochettino l'alchimista della prima parte. Il ragazzo si chiamava Santiago. Allora, leggi lentamente, per favore. Ok. Allora, il ragazzo si Il chiamava ragazzo Santiago. si chiamava Santiago. Sì. Cominciava a imbrunire quando. Cominciava a imbrunire quando. Cominciava a imbrunire quando, con il suo gregge, giunse di fronte ad una vecchia chiesa abbandonata. Il tetto era crollato da tempo e. Un Il enorme. tetto, vai più lento, il tetto era crollato da tempo. Il tetto era crollato da tempo e un enorme sicomoro si ergeva nello stanzone originariamente adibito a sacrestia. Decise di pernottare in quel luogo. Dopo aver fatto entrare tutte le pecore dal portale cadente, dispose alcune tavole di legno affinché non potessero fuggire durante la notte. Non c'erano lupi in quella zona, ma quando un animale gli era scappato, avevano impiegato un'intera giornata Intera, per non intera, con la E chiusa. intera giornata per Sì. ritrovarlo. Sì. Sistemò la giacchetta sul suolo e si sdraiò, usando come guanciale il libro che aveva appena finito di leggere. Prima di addormentarsi, pensò che doveva affrontare testi più voluminosi, anche se avrebbe impiegato più tempo per terminarli. Sarebbero stati guanciali più comodi per la notte.
Era ancora buio quando si svegliò. Guardò in alto e, attraverso gli squarci del soffitto semidistrutto, vide le stelle che brillavano. Sì. Vorrei riprendere a dormire, pensò. Aveva fatto quel sogno anche la settimana precedente e, come Sì. allora, si era svegliato prima della sua conclusione. Si alzò e beve un sorso di vinello. Poi afferrò il bastone e prese a svegliare quelle pecore che ancora dormivano. Aveva notato che, al suo risveglio, anche la maggior parte delle bestie si destava, come una misteriosa energia unisse la propria vita a quella delle pecore che, da 2 anni, battevano insieme con lui la ragione, no, la regione, in cerca di cibo e acqua. Ormai si sono talmente abituate a me che conoscono i miei orari, mormorò sottovoce. Poi, riflettendo, pensò che magari era vero il contrario. Aspetta, rifarlo questa qua. Poi, Poi, riflettendo, pensò riflettendo, pensò. che magari era vero il contrario. Forse era lui a essersi abituato ai loro. Aspetta, un po' più. Devi fare così, Giuseppe, devi leggere più lentamente, per favore, e dargli un po' più di senso. Poi adesso, poi, pian piano, impareremo anche che cos'è la prosodia, tante cose. Però adesso cominciamo a leggere un po' più lentamente per dare un po' più di senso. Allora, tu adesso come stai leggendo? Stai leggendo cercando di capire di cosa parla il testo? Ok, allora facciamo una bella cosa. Leggiamo a paragrafi. Cominciamo da capo. Fino a sacrestia, dal ragazzo a Ok, sacrestia. quindi tu leggi e ti rendi conto di che cosa, di cosa abbiamo letto e poi lo rileggi meglio. Vabbè, ok, proviamo un po'. Quindi ora te lo leggo soltanto rispettando i punti e capendo che cosa sto dicendo. Per i Il ragazzo. punti, ti comincio a anticipare una cosa importante, che per i punti dobbiamo considerare le pause. Cioè ogni volta che abbiamo una virgola e un punto, rallenta un po' nella virgola, che prenderai un respiro, poi te lo insegnerò, e quando invece trovi un punto, fermati. Fermati un po' di più, ok? Quindi pausa breve virgola, pausa lunga punto. Il ragazzo si chiamava Santiago. Sì. Cominciava a imbrunire quando, con il suo gregge, giunse di fronte a una vecchia chiesa abbandonata. Giunse di fronte a una vecchia chiesa abbandonata. Il tetto era crollato da tempo e un enorme sicomoro si ergeva nello stanzone originariamente adibito a sacrestia. E lo rileggo ora. Cosa Sì. ci aggiungo adesso che l'ho letto una volta? Mettici un po' più di espressività. Il ragazzo si chiamava Santiago. Il ragazzo si chiamava Santiago. Il ragazzo si chiamava Santiago. Ok. Cominciava a imbrunire quando. Cominciava a imbrunire quando? Cambia un po' il tono. Cominciava a imbrunire quando? Cominciava a imbrunire quando, con il Ok. suo gregge, giunse di fronte a una vecchia chiesa abbandonata. Non è chiesa, ma è chiesa con la E Chiesa. aperta. Chiesa, Giunse di fronte a una vecchia chiesa abbandonata. non chiesa. 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 Giunse di fronte ad una Giunse di vecchia fronte a chiesa una vecchia chiesa abbandonata. abbandonata. Perfetto. Il tetto era crollato da tempo. Il tetto era crollato da tempo. Il tetto era crollato da tempo. Sì, e E un un enorme enorme sicomoro sicomoro si ergeva. si ergeva nello stanzone originariamente adibito a sacrestia. Buono. Ok, faccio l'altro paragrafo. Sì, prima lo leggi e poi Decise di cerchiamo. prenotare di prenotare in quel luogo. Dopo Decise di pernottare, non prenotare. a pernottare. Decise di pernottare in quel luogo. Sì.
Dopo aver fatto entrare tutte le Dopo, pecore. piano piano, perché Giuseppe vai così veloce? Piano piano, perché non avere fretta, sennò non ti gusti nulla, devi dare senso alla lettura, sennò diventa Decise. una lettura pedissequa, capito? Non senso, priva di personalità. Piano Ok. piano, poi ti insegnerò sta roba qua, però per il momento impara ad andare più lentamente, cerca di capire quello che dici, se tu vedi ciò che dici lo vedranno anche gli altri. D'accordo? Andiamo avanti. Decise di pernottare in quel luogo. Dopo aver fatto entrare Non è dopo, ma è dopo. Dopo aver fatto entrare tutte le pecore dal portale cadente, dispose alcune tavole di legno affinché non potessero fuggire durante la notte. Non c'erano lupi in quella zona, ma quando un animale gli era scappato, aveva impiegato un'intera giornata per ritrovarlo. Ora lo rileggo cercando di dare. Un po' di significato. Decise di pernottare in quel luogo. Decise di pernottare in quel luogo. Dopo aver fatto entrare tutte le pecore dal portale cadente, dispose alcune tavole di legno affinché non potessero fuggire durante la notte. Non c'erano lupi in quella zona, ma quando un animale gli era scappato, aveva impiegato un'intera giornata per ritrovarlo. Aveva impiegato un'intera giornata per ritrovarlo. Aveva impiegato un'intera giornata per ritrovarlo. Ok. Sistemò la giacchetta sul Sistemò suolo. la giacchetta sul suolo. E si Cambio sdraiò. modo, no? Sistemò la giacchetta sul suolo E si sdraiò. e si sdraiò. A posto. Poi. Usando. Usando come guanciale il libro che aveva appena finito di leggere. Prima di addormentarsi, pensò che doveva affrontare testi più voluminosi, anche se avrebbe impiegato più tempo per terminarli. Anche se avrebbe impiegato più tempo per terminarli. Sarebbero stati guanciali più comodi per la notte. Era ancora buio quando si svegliò. Era ancora buio quando si svegliò. Guardò in alto e, attraverso gli squarci del soffitto, semidistrutto, vide le stelle che brillavano. Ora la rileggo con Sì, più. con più chiarezza, esatto. Sistemò la giacchetta sul suolo e si sdraiò, usando come guanciale il libro che aveva appena finito di leggere. Prima di addormentarsi, pensò che doveva affrontare testi più voluminosi, anche se avrebbe impiegato più tempo per terminarli. Sarebbero stati i guanciali più comodi per la notte. Era ancora buio quando si svegliò. Guardò in alto e, attraverso gli squarci del soffitto, semidistrutto, vide le stelle che brillavano. Ok, ora faccio l'altro paragrafo, sempre soltanto leggendo. Sì, mettici un po' di sorriso, Giuseppe. Ok. Dagli un po' di sorriso. Cioè, stai raccontando una storia, capito? Cerca di interpretarlo in maniera un po' più poetica, se puoi. Vorrei riprendere a dormire, pensò. Aveva Allora, fatto. scusami, fammi sentire lo stacco tra la parte dialogata e la parte del narratore. Ok, Disse, quindi. quando mi sei disse, cioè, sottolineano un po' di più. Ok. Ok. Quindi riprendo da dove? Dall'inizio di questo paragrafo. Ok, quindi vorrei riprendere a dormire, da lì. Com'è? Vorrei riprendere a dormire, disse. Non c'è scritto pensò? Pensò, vabbè, pensò. Comunque è un narratore. Ok. Vorrei riprendere a dormire, Pensò, pensò. pensò. Aveva fatto quel sogno anche la settimana precedente. E come allora si era svegliato prima della sua conclusione. Si alzò e beve un sorso di vinello. Poi
Afferrò il bastone e pre... Poi afferrò il bastone. Poi afferrò il bastone e prese a svegliare quelle pecore che ancora dormivano. Aveva notato che al suo risveglio anche la maggior parte delle bestie si destava, come se una misteriosa energia unisse la propria vita a quella delle pecore che da 2 anni battevano insieme a lui, con lui, la regione. Ok, ce la fai Giuseppe a rileggere questo paragrafo un po' più fluido? Da vorrei? Ok, ora la leggo. Perché ti fermi tante volte, invece non devi cercare di non fermarti così spesso, capito? Ok. Vorrei riprendere a dormire, pensò. Aveva fatto quel sogno anche la settimana precedente e, come allora, si era svegliato prima della sua conclusione. Meglio, bravo. Si alzò e beve un sorso di vinello. Poi afferrò il bastone e prese a svegliare quelle pecore che ancora dormivano. Ok, vai bene più lento, vai benissimo, bravo. Aveva notato che al suo risveglio. Aveva notato che al suo risveglio cambia un Aveva pochettino. notato che al suo risveglio anche la maggior parte delle bestie si destava, Ok. come se una misteriosa energia. Come se una misteriosa energia. Come se una misteriosa energia unisse la propria vita a quella delle pecore che da 2 anni battevano insieme con lui la regione, in cerca di cibo e di acqua. Ormai si sono talmente abituate a me che conoscono i miei orari. Ah, ormai si sono Un po' talmente più abituate a chiaro, un me po' che più chiaro. conoscono i miei orari, mormorò sottovoce. Poi, riflettendo, pensò che magari era vero il contrario. Forse era lui a essersi abituato ai loro. Forse era lui, ancora un altro po'. Vado avanti. Sì. Alcune pecore impiegavano più tempo a destarsi. Il ragazzo le risvegliò, una dopo l'altra, con leggeri tocchi di bastone, chiamandole per nome. Era convinto che fossero in grado di capire ciò che diceva loro. Ecco perché talvolta gli leggeva alcuni brani dei libri che lo avevano e non vedo più. Che lo avevano colpito. L'avevano colpito, o gli parlava della solitudine e della gioia di un pastore che viveva in mezzo alla campagna, oppure commentava le ultime novità apprese nei paesi e nelle cittadine che attraversavano. Di recente, tuttavia, un unico argomento aveva occupato i suoi pensieri e le sue parole. Una giovinetta, la figlia di un negoziante, che viveva nel paese nel quale sarebbe arrivato dopo 4 giorni. Era stato lì solo una volta, l'anno precedente. Il commerciante, che possedeva una bottega di tessuti, voleva che la tosatura delle pecore avvenisse davanti ai suoi occhi.